Thomas! Hold up, stay up here. Thank you.
Campionato Serie A Beretta femminile, dodicesima giornata di ritorno, partita SSV Brixen Sud Tirol contro Alivest Espresso Mestrino. Presentiamo le squadre iniziando proprio dalle ospiti di Mestrino, con il numero 3 Irene Stefanelli, 5 Alice Biondani, 7 Sofia Casetti, 8 Letizia Spinta, 11 Giovanna Lucarini, 15 Chiara Marcon, 17 Angela Cappellaro, 19 Goiana Gendremovic, 21 Giorgia Savion, 26 Francesca Lupin, 30 Ernestina Scima, 40 Maddalena Capini, 41 Carlotta Pugliese, 77 Maria Carolina Rauli, allenatore il signor Giuseppe Lucarini, SSV Brixen Sud Tirol, Mittelmacht Andrea Edo, 9 Steffi Durmaldo, 11 Nina Appalto, 12 Sara Hilbo, 15 Sara Mauerbergo, 16 Mori Prüsto, 18 Barbara Nordurto, 19 Violetta Venni, 21 Melli Bertal, 25 Giada Babbo, 38 Nami Sravanzo, 77 Vicky Vittoro, 39 Rubi Nursing. Vi dicono incontro signori Matteo Torioni e Pierluigi Falvo, a tavolo il delegato federale signor Dario Fabiano. Cari amici della Palamano, benvenuti domenica pomeriggio per la 12ª partita della Serie Beretta, Serie A femminile di Palamano, dal palazzetto di Bressanone. L'incontro odierno, l'SSV Brixen Sud Tirol contro l'Alibest Espresso Mestrino. Cominciamo subito con la presentazione delle squadre, col numero 3 per l'Alibest Mestrino Irene Stefanelli, col numero 5 Alice Biondani, vice capitano, col numero 7 Sofia Cassetti, col numero 8 Letizia Scinca, col numero 11 Giovanna Lucarini, scusate, col numero 17 Angela Cappellaro, capitano della squadra, col numero 19 Bojana Jevromic, col numero 21 Giorgia Savioni, il numero 26 Francesca Lucchin, col numero 30 Ernestina Scima, col numero 77 Maria Carolina Rauli, col numero 40 Maddalena Caprini, col numero 15 Chiara Marcon e col numero 41 Carlotta Pugliese. Per quanto riguarda la squadra del Brixen, abbiamo col numero 8 la Eder, contropiede dell'Alibest Mestrino a realizzare il numero 5 Biondani Alice, 1-0 per il Mestrino. Dicevamo la squadra del Brixen col numero 9 Stefani Dunval, col numero 11 Nadia Abfalter, che è in panchina però non parteciperà alla partita avendo gravi problemi alla spalla, col numero 15 Sara Maupega, col numero 16 Monica Provincio in porta, col numero 18 Barbara Notufto, col numero 19 la Violetta Vegni, col numero 21 Melanie Perantalla, col numero 25 Giada Babbo, col numero 12 in panchina Sara Hilber, avendo avuto un intervento 2 settimane fa,
non giocherà neanche lei, ma comunque in panchina, col numero 38 Marlis Avance e col numero 77 Vicky Ficolo. Partita iniziata e subito il Mestrino in vantaggio per 1-0. Seconda fase adesso dell'Alibest Espresso Mestrino. Lucarini col numero 11, passaggio all'ala non intercettato, rimessa per le ragazze del Brixen. Secondo minuto di gioco del primo tempo, invariato 0-1 in vantaggio il Mestrino. Giro palla al Brixen con Vegni, Eder, Dunvaldo, Maupago, Edo, Maupago al pivot che insacca, Vegni Violetta insacca e 1-1, pareggio del Brixen. Velocissime le ragazze del Mestrino, gran tiro, gran botta del numero 8 Letizia Scinca, che ha subito un grave fallo, tiro dai 7 metri per il Mestrino. Stefanelli con il numero 3 e riesce a insaccare, nuovo vantaggio per l'Alibest Mestrino, 1-2. Eder, tiro della Eder che non c'entra lo specchio della porta. Bressonone, una difesa 6-0. Giro palla delle ragazze del Mestrino. Letizia Scinca, Cappellaro, Scinca al centro, gran tiro di Giovanna Lucarini, più due per l'Alibest Mestrino. Quarto minuto di gioco del primo tempo. Ricordiamo che al Brixen mancano tre giocatrici fondamentali, la Alfalta, la Nadia, che è in panchina infortunata. Riesce ad entrare tra il secondo e il terzo Stephanie Dunvalder, che però viene fermata, difesa all'interno della difesa in area, tiro dai 7 metri per il Brixen. Giada Babbo dai 7 metri non perdona, accorcia le distanze 2-3 il parziale quando siamo al quinto minuto di gioco del primo tempo. I due signori arbitri sono Corioni Matteo di Brescia e Falvo Pierluigi di Milano. Il commissario federale è Fabian Dario. Possesso di palla delle ragazze del Mestrino. Lucarini, uno contro uno della Lucarini, ci prova, fermata da Andrea Edo. Tiro dai 9 metri. Cinca ci prova, uno contro uno dall'ala, entra e riesce con un bellissimo tiro Biondani. Alice, di nuovo Mestrino sul più 2. Dunvaldo, Edo, Maupago, Edo, Dunvaldo, Giada Babbo. Persone, mancano i terzini come la Sofia Ghilardi, che poi sentiremo all'inizio del secondo tempo, che è qui al palazzetto avendo avuto un intervento chirurgico al crociato. Meno due del Bressanone, che è in possesso di palla in attacco. Giro palla, Maupago, Dunvaldo, Edo, di nuovo al centro a Dunvaldo, Maupago tra secondo e terzo, entra Maupago, difesa all'interno dell'area dei 6 metri da parte di Biondani Alice, tiro dai 7 metri per il Brixen. E si prepara a linea dei 7 metri col numero 25 Giada Babbo.
e accorcia le distanze Gioia Babbo 3-4 in vantaggio il Mestrino. Noi siamo al settimo minuto di gioco del primo tempo. Stefanelli, Cinca, Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Cinca, Stefanelli incrocia col pivot, Lucarini al centro adesso. Ottima la reazione della difesa del Brixen. Cartellino giallo alla Sara Malberg con il numero 15. Giro palla del Mestrino. Mestrino entra l'ala come secondo pivot. Cinca, Cinca riesce a passare all'ala e insacca la Irene Stefanelli sotto il piede del Plumstop. Mestrino di nuovo in vantaggio col più 2, 3-5, ottavo minuto di gioco del primo tempo. Eder, Eder, che bel passaggio al pivot alla Violetta Vegni. Cartellino giallo per Cappellaro, Angela, capitano del Mestrino. Mao Pergo. Dumbaldo, Mao Pergo, Dumbaldo, Edo, Mao Pergo, Edo, incrocia, prova a entrare la Sara Mauperger, bloccata dalla difesa del Mestrino. Edo, Dumbaldo, Dumbaldo tra il secondo e il terzo, e la Dumbaldo Stefani a corso di distanze 4-5. Meno uno per il Brixen, possesso di palla del Mestrino. Lucarini ci prova, gran tiro e di gran parata, devo dire, anche tiro da parte della Giovanna Lucarini, tiro dai 9 metri. Giro palla delle ragazze del Mestrino. Cinca, Stefanelli, Lucarini, Cinca, Cinca a Lucarini, tiro schiacciato della Lucarini, ottima la parata della Prunisto Monica. Seconda fase del Brixen con Dumbaldo, Mauberger, Mauberger uno contro uno, Mauberger si libera, Mauberger riesce a tirare in cassa, due minuti di penalità alla Lucarini e tiro dai 7 metri per il Brixen. Possibilità di agguantare il pareggio. Cambia il portiere la squadra del Mestrino, entra la Ernestina Scima. E insacca il terzo gol per Giada Babbo, 3-3, tutti e tre su rigore. Pareggio, decimo minuto del primo tempo, 5-5 qui dal palazzetto di Bressanone per la partita valida Serie A Beretta femminile di pallamano. Ultima partita della regular season in casa del Brixen. Giro palla del Mestrino, Cinca, Stefanelli 1 contro 1, Stefanelli perde palla, contropiede Giada Babbo, Giada Babbo lanciata e insacca la Giada Babbo in contropiede. Brixen con un ottimo parziale in vantaggio di più 1, 6-5 il punteggio al decimo minuto del primo tempo. Mestrino che non demorde con Stefanelli. Ottima la difesa, ottima la difesa del Brixen. Cartellino giallo a Steffi Dumbaldo. Stefanelli, Biondani, Stefanelli, Stefanelli cerca il pivot. Cartellino giallo
per tiro sulla maglietta al numero 15 del Brixen, Mao Pagasara. Tiro dai 9 metri per Mestrino. Era la seconda munizione in base ai miei appunti, esatto, 2 minuti di penalità. Era la seconda munizione per la Sara Maupag. 2 minuti di espulsione. Occasione adesso per il Mestrino di agguantare di nuovo il pareggio. Giro palla del Mestrino. Stefanelli, bellissima parata della Monica Twinstop. Nulla di fatto per le ragazze del Mestrino. Brixen che adesso gioca con l'extra player, entra il secondo pivot, Vicky Ficolo con il numero 77. Brixen adesso con 2 pivot, con l'extra player senza portiere, Eder, Dunvaldo, No Tufto, Dunvaldo, Edo cerca il pivot, Dunvaldo, non c'è spazio all'ala, Eder al centro, prova la Eder a passare la difesa, ottima reazione della difesa del Mestrino. Tiro da 9 metri per il Brixen. Giada Babbo, uno contro uno da Giada Babbo, tiro della Giada Babbo, ottima la parata di Francesca Lucchin. Occasione svanita per portarsi sul più 2. Dall'ala entra e con un soffice pallonetto la Alice Biondani, terzo gol. Agguanta di nuovo il pareggio per Mestrino, 13° minuto di gioco del primo tempo, 6-6 il parziale. Brixen sempre con una giocatrice in meno, sta giocando con l'extra player. Dunvaller alla Vegni, time out chiesto da coach Hubinessing. Ottima la difesa fino adesso del Mestrino, miglior realizzatrice nelle rifile del Mestrino con numero 5 la Biondani con 3 reti, seguita dalla Stefanelli con numero 3 con 2 reti e da Lucarini con numero 11 con 1 rete. Per il Brixen, Giada Babbo, 4 reti realizzate di cui 3 su rigore, una dal pivot Vegni e la seconda dal centrale Stefani Dunvaldo con numero 9. 6-6 il parziale e siamo al 12° minuto del primo tempo. Dopo il time out richiesto da coach Hubinessing, Brix rimane in possesso di palla in attacco. Eder, Babbo, Eder, Dunvaldo, non tutto, Dunvaldo, Edo, Dunvaldo, non c'è spazio all'ala, Dunvaldo cerca il varco tra il secondo e il terzo giocatore, lo trova in sacca e porta il Brix di nuovo in vantaggio, 7-6. Velocissime le ragazze del Mestrino, ottima la reazione della difesa del Brixen. Brixen adesso di nuovo al completo, giro palla, Cinca perde palla, il Mestrino, Giada Babbo in contropiede, Giada Babbo e in sacca Giada Babbo, quinto gol di Giada Babbo. E Brix di nuovo sul più 2 quando siamo al 14° minuto di gioco del primo tempo. Mestrino con Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, nuovo Lucarini, uno contro uno della Lucarini,
ottima la reazione del Mauberg Sara in difesa del Brixen, tiro dai 9 metri, attenzione braccio alzato dei due arbitri per passivo. Lucarini, tiro della Lucarini, deviata la palla da Monica Provincia, portiere del Brixen. Ghiotta occasione adesso per il Brixen di portarsi sul più 3. Siamo al 15° minuto del primo tempo. Giada Babbo, uno contro uno della Giada Babbo. Errore tecnico di Giada Babbo per passi, perde palla di nuovo stupidamente, bisogna dire, la Lucarini. Ci prova la Violetta Vegni dal pivot e in sacca e porta il Brixen sul più 3, 9-6 al 15° minuto di gioco del primo tempo. Stefanelli cerca per il mestrino del giro palla Lucarini, Lucarini uno contro uno, Lucarini passaggio indietro, attenzione Stefanelli si lotta per la palla, cinca sfondamento da parte di Lucarini, Giovanna contropiede del Brixen che non perdona col numero 18. Notus Barbara segna 10-6 al 16° minuto del primo tempo. Si è alzato il commissario federale, ci sono proteste da parte di Lucarini Giuseppe. Brixen sul più 4. Ottimo break delle ragazze del Brixen. Non demordono le ragazze però dell'Alibest Espresso Mestrino, che si porta di nuovo in avanti con Stefanelli, Lucarini. Stefanelli, Lucarini sulla palla centrale. Cinca cambia posizione, va sul centrale Cinca. Bellissima la finta, uno contro uno, realizza a corso le distanze. Irene a corso di distanza 17, sfondamento da parte del Brixen, attenzione c'è una giocatrice a terra del Brixen. Eder in sacca il numero con lui 17, Angela Cappellaro. Break delle ragazze del Mestrino che ha corso le distanze, più 2 per il Brixen, 17° minuto di gioco del primo tempo. Brixen in possesso di palla in attacco, c'era la Begni Violetta che era rimasta a terra ma i due arbitri hanno lasciato proseguire il gioco. Giada Babbo, Eder, Noturto, Dumbaldo, gran botta, tiro però sbaglia la mano per Sara, non riesce a centrare lo specchio della porta, occasione per le ragazze del Mestrino di accorciare sul meno 1. Lucarini, cinca, ottima parata di Monica Prunstorff, palla che rimbalza in mano al Brixen, Eder, Mauberger. Brixen si riorganizza in attacco, Eder, Mauberger, Eder, Dunvaldo, Eder, Vegni, Dunvaldo, Mauberger, Dunvaldo, Edo verso il centro e tiro della Steffi Dunvaldo, terza gol e porta il Brixen sul più 3, 18° minuto del primo tempo, 11-8 il parziale, in vantaggio il Brixen. Mestrino che era riuscito a recuperare in un minuto e mezzo di gioco due reti. Attenzione, gioco interrotto, sembra che si sia bagnata la palla. Nulla di fatto, niente di che, si prosegue. Mestrino in attacco con Cinca, Lucarini cambia posizione con Cinca, Lucarini al centro,
di nuovo Lucarini al pallone, Scinca, Lucarini incrocia la palla, Lala ci prova, gran tiro e ottima la parata del Monica Princeton. Perde la palla per un passaggio errato, palla intercettata, passaggio errato del Giada Babbo, succede raramente. In sacca il Mestrino a corsa di distanze, 11-9, errore che può succedere. Dumba al centrale, chiama la prossima schema di gioco. Giada Babbo, uno contro uno, Giada Babbo, Dumbaldo, gran botta della Dumbaldo, c'è stato un fallo da parte del pivot della Vigni Violetta del Brixen, nulla di fatto, invariato il punteggio, 11-9 in vantaggio del Brixen. Mestrino che ci prova, ci crede, dall'ala, ottima di nuovo la parata della Monica Prunston. Al tiro c'era il numero 19, la Bojana Jevromovic. 20° minuto di gioco del primo tempo, 11-9, più 2 per il Brixen, possesso di palla per le ragazze del Mestrino. Lucarini, Scinca, Lucarini, playmaker della mente del Mestrino. Scinca ci prova, Scinca è difesa in area, tiro dai 7 metri per le ragazze del Mestrino, e ci prova Irene Stefanelli contro Monica Puenisto, e realizza la Stefanelli Irene a corso di distanze, 11-10, 21° minuto di gioco del primo tempo, in vantaggio sul più 1 il Brixen. Mestrino che ha una panchina molto più lunga del Brixen, che ha poche possibilità di cambio. Giro palla del Brixen con Durvaldo, Mao Pergo, Giada Babbo, tiro di Giada Babbo, uno contro uno, e con una scioltezza porta di nuovo sul più 2 il Brixen. Giada Babbo, velocissimi le ragazze del Mestrino, Lucarini, c'è stato uno sbaglio della difesa, fortunata Monica Princeton, sfortunata invece Irene Stefanilli che centra solo il primo palo. Possesso di palla di nuovo del Brixen, 22° del primo tempo, più 2 per il Brixen, occasione ghiotta per portarsi sul più 3 prima del fischio della fine del primo tempo. Giro palla del Brixen con Dumbaldo, Mao Pergo, Giada Babbo al centro, Eder, Dumbaldo come terzino, Dumbaldo che viene strattonata, bloccata, tiro dai 9 metri per il Brixen, Degni, no dufto, Dumbaldo perde, sbaglia il passaggio da Dumbaldo, possesso di palla per le ragazze del Mestrino. Mestrino che parte in seconda fase con Stefanelli, Scinca di nuovo al centro a Stefanelli, Stefanelli cerca il pivot e lo trova sulla linea dei 6 metri, realizza Cappellaro Angela, e c'è un 2 minuti per Vigni Violetta. Secondo 2 minuti per il Brixen, che adesso gioca con l'extra player. Siamo al 23° minuto del primo tempo, Brixen con l'extra player in attacco. Ancora più 1 per il Brixen, Durvaldo in attacco, Eder, sbaglia il passaggio la Eder Andrea, gran tiro essendo con l'extra player da parte delle ragazze del Mestrino. Pareggio al 24° minuto del 23° minuto del primo gioco del primo tempo, 12 pari, tutto da rifare
Dio, palla non riesce a intercettare il passaggio la Mauerberger, palla che va oltre linea di confine laterale del campo. È occasione adesso per le ragazze del Mestrino di portarsi in vantaggio sul più uno. Giro palla del Mestrino con Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Lucarini, Lucarini ci prova, tiro, e c'era la parata, una spinta laterale, tiro dai 7 metri, decretano i due arbitri, si prepara a linea di 7 metri col numero 3 Irene Stefanelli. E realizza e accorcia, cioè porta, non accorcia ma va sul più uno il Mestrino dopo aver realizzato il tiro dai 7 metri. Siamo al 25esimo del primo tempo. Dio parla del Brixen con Dumbaldo, Mautago, Dumbaldo, Babbo, Dumbaldo, Nordusto sull'ala, di nuovo a Dumbaldo, Dumbaldo, Giarababbo al centro, Giarababbo al centro, uno contro uno di Giarababbo, tiro schiacciato di Giarababbo, parata da parte delle ragazze del Mestrino, palla che carambola nelle mani della Eder, rimane in possesso allora il Brixen, in possesso di palla. Il pivot Dicchi non riesce a intercettare il pallone, seconda fase delle ragazze del Mestrino. Lucarini con l'occasione di portarsi su più due, Lucarini, Lucarini ci prova, la Lucarini parata dalla Monica Prinsto. Seconda fase del Brixen, Vicky, passaggio tra Giada Babbo e Vicky, non si intendono, time out chiesto da Lucarini, Giuseppe, coach del Mestrino. Tanti errori accumulati in questi ultimi due minuti di gioco. Miglior realizzatrice nelle file del Mestrino la Stefanelli Irene con 6 gol realizzati. Siamo sul 12-13 più 1 per il Mestrino quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo. Esito importantissimo della partita odierna, dovesse uscire vincitrice il Brixen rimarrebbe in terza posizione qualificandosi per i playoff e giocherebbe contro l'Oderzo, se dovesse perdere scivolerebbe in quarta posizione e dovrebbe giocare poi col Salerno. Mestrino in possesso di palla in attacco, Stefanelli, Lucchini, uno contro uno della Lucchini, ottima la reazione del P della difesa delle Brixen con Andrea Edo. 26esimo minuto di gioco. Giocano sull'ala, Cinca, Lucarini, Lucarini, braccio alzato degli due arbitri, Lucarini, Cinca di nuovo, Cinca, esageratamente lungo l'attacco del Mestrino con l'abbraccio alzato del passivo. Cartellino giallo per coach Hubinessing per proteste. Mestrino sul più due quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo.
non demore del Brixen, giro palla del Brixen, Mao Pergo, Dunvaldo, Edo, di nuovo al centro, Dunvaldo, Mao Pergo, Dunvaldo, Babbo, Babbo uno contro uno della Babbo, passa la Vegni, Violetta che viene però intercettata, salva la palla per il Brixen, la Eder, Mao Pergo uno contro uno della Mao Pergo, Giada Babbo, tiro della Giada Babbo e accorcia le distanze 13-14 quando mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Giro palla delle ragazze del Mestrino, Lucarini, Cinca, Cinca cambia posizione con la Cappellaro, Lucarini, Cinca uno contro uno, Cinca, l'ala è chiusa, Cinca, gran tiro, non intercetta lo specchio della porta le ragazze del Mestrino. Palla in possesso adesso del Brixen, Edo, Mao Pergo, Edo, Dunvaldo, Giada Babbo, Giada Babbo uno contro uno della Giada Babbo, Giada non perdona, 14 pari quando siamo al 28esimo minuto di gioco del primo tempo, 2 minuti alla fine, pareggio del Brixen con Giada Babbo. Giada Babbo che ha già realizzato in questo primo tempo 8 reti, di cui 3 su tiro dai linea dei 7 metri. Giro palla delle ragazze del Mestrino, Lucarini, Stefanelli, Stefanelli cerca il pivot che è bloccato dalla Andrea Eder, tiro dai 9 metri e di nuovo 2 minuti alla Dunvaldo, 2 minuti alla Stephanie Dunvaldo. Devo dire, non ho visto il fallo, non capisco, comunque mi dicono che ha trattenuto la giocatrice del Mestrino sulla maglietta. La palla dei ragazzi del Mestrino, 14 pari attualmente il parziale. Lucarini, attenzione, Brixen con una ragazza in meno in campo, Mestrino, Mestrino, Cinca, Cinca adesso il pallone, Lucarini uno contro uno della Lucarini, perde palla, fortunata a intercettare la palla, però non ne approfittano le ragazze del Mestrino. Ultimo minuto di gioco, occasione ghiotta per portarsi sul più uno per il Brixen. Brixen che non gioca la carta dell'extra player, rimane in porta la Monica Princeton, ragazzi in attacco del Brixen con una giocatrice in meno, Edo, Edo, Edo perde, sbaglia il passaggio la Eder, perdono la palla in attacco le ragazze del Mestrino, la Eder non si capisce sul passaggio della Giada Babbo. 14 pari, 10 secondi ancora da giocare, 10 secondi, attenzione, pivot, tiro del pivot, realizza dal pivot la Angela Cappellaro, sirena, fine del primo tempo, 14-15, il Mestrino in vantaggio per un gol, 14-15, risentiamo tra 15 minuti circa.
7 passaggi, no? 8. Guardatevi il video. Guardate il video. Aber hat das auch, das ist leider vielleicht eine Frage, wenn es der Forscher hat, hat das auch getan, weil wir in Unterzoll waren, weil wir zu spät waren. Das ist jetzt auch, nein, ich kann es mir leider erklären, ich suche eine Erklärung. Ich muss noch fragen, die Fragen schon noch. Sie ist noch nicht gestanden. Aber ich habe jetzt leider als Erklärung jetzt vorgestellt, wenn du Ding hast, aber er hat ja die Zeit, wie du richtig gesagt hast, überhaupt nicht umgehalten gehabt. Weil wenn sie gewechselt hat, hätte er ja leider gebraucht die Zeit. Ja, und dann ist er auch da gewechselt. Ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht hängt es mit ihm zwar unterzahlt, von was ist ein noch zur Regel, wenn ich eigentlich erfahren habe, den du, wenn sie nicht live miterlebst. So, man hat ja nicht mit der Unterzahlung. Nein, aber wegen der Zeit, selber nicht. Che non ha fatto cambiare la portiera, al secondo rigore, volevamo cambiare la portiera e non ce l'ha più fatto fare. Stavamo cercando la spiegazione, io ho detto l'unica spiegazione. La regola che io non conosco. Ho detto l'unica spiegazione, siccome eravamo una in meno, magari però nel momento del cambio portiera, secondo me puoi fermare il tempo, no? Però sai, stavamo cercando una spiegazione, perché sono quelle regole magari che introducono che finché non le... Non capitano... Sì, non...
cioè non è come quella del passivo, diciamo, top passaggio, punto. Poi vabbè, ne fanno fare di più, però. Entriamo troppo nel dettaglio. Però insomma la regola è abbastanza. Oppure che se hai il numero dei passaggi, no? se da un giallo è mollato passivo, cioè queste cose le sai. Sì, perché sono regole di base. Sì, diciamo. Non di base, sì, sono relativamente nuove, però. O anche che se da un giallo 2 minuti non conta il fatto che sei rimasto a terra, no? Sono tutte cose che. Intervista adesso inizia solo tempo con la Sofia. Ma tanto la frega niente. A me è da fastidio. Ah, yes. No, okay. Okay. Ah, è il consumo. Soft, io. Detto, sì, cioè, lì, poi, la puoi ben fare. Io sono chiesto. Ieri l'hanno fatto con Gigi. Tu, io per sì, esatto. Principio, quando lavoro io mi dà fastidio se mi dicono fai così, fai cos'ha, quindi quando lavorano gli altri. Faccio al massimo una domanda per capire, ma lascio io fare. Io faccio di testa mia, ma ho dato mano libera. Vieni, Sofì, vieni. Sofì, attenta che tutto quello che dici poi lo può usare contro di te, esatto. Ti avviso, eh. Chiama l'avvocato. Fatti pagare. cioè, non ti scordare che per le prime due gare ti ha chiamato a Gilardi, ricordatelo. Io già... O paghi o così. Mi sono scusato pubblicamente in diretta. L'ha scritto anche Marco Tragici questo. Ufficialmente. No. Perché se gli rispondo mi dice potevi andare tu a dire. Poi gli dovevo scrivere, ma io mica lo sentivo. È vero. No, mi ha mandato un WhatsApp da lì, poi mi sono scusato. Partita dopo mi sono scusato. Sono solo perché Marco Tragici mi ha detto. Io penso, in madrelingua tedesca posso fare così. È abituato a venire un po' di più. Centrale. Ma a te è morta? No, me l'ha chiesto le bambine dell'Under 13. E gli ha detto non lo dico. Te lo chiedo adesso. No. Ma non faccio finta di cadere la mia scala. Casomai se ti tratta male dimmelo, che non hai un po' di segreti. Però Sofì, Hortaz Schwab prima della fine della stagione, adesso che hai tempo per allenarti su questo. Ci penso. Posso andare? Quando vuoi. Ospite di riguardo qui alla panchina del commentatore, abbiamo la Sofia Ghilardi, non sbaglio più il cognome adesso sto giro, giustamente la prima domanda, come stai, come è andato l'intervento? Allora, ciao a tutti, sto bene, diciamo che ora è lunga per riprendersi, però l'intervento è andato bene, sono stata fortunata perché la federazione subito mi ha fatto l'intervento dopo 7 giorni dall'infortunio. Quindi ora c'è da fare tanta riabilitazione, speriamo in bene. Comunque la stagione per te è finita, giustamente, comunque sei qui che soffri con le tue compagne. Esatto, sì, è dura vederle dalla tribuna e non poter giocare, però spero che facciano il meglio per vincere questa partita.
E pensi quest'anno è finita di ritornare per l'anno prossimo? Sì, io punto a tornare almeno per la preparazione con calma e poi tornare in campo non saprei dirti, comunque sì, l'anno prossimo ci sarò e spero più in forma di quest'anno. Tra l'altro avevo letto che è stato proprio, ti è successo da sola un errore di un passo. Sì, è una cosa che fai tutti i giorni e capita. È capitato, un po' di sfortuna, un po' tutto, e adesso c'è da lavorare. Auguri per il futuro, Sofia, e buona partita. Grazie a te per l'intervista. Sofia Ghilardi, abbiamo sentito il suo stato fisico dopo il grave infortunio che ha avuto. Qui è iniziato il secondo tempo, siamo al secondo minuto dal palazzetto di Bressanone nella partita del Brixen Südtirol contro l'Alibest Espresso Mestrino. Mestrino che era andato in pausa sul più uno, attualmente sul più due, però c'è il contropiede del Brixen con Giada Babbo che realizza e accorcia le distanze 15-16, il Mestrino comunque che rimane sul più uno. Partita molto viva, molto accesa. Giada Babbo che ha realizzato il nono gol. Ricordiamo che la Sofia era tra le top 5 come realizzatrice fino all'infortunio che le è successo. Giro palla del Mestrino, possesso di palla in attacco. Cinca. Lucchini, braccio alzato degli arbitri per passivo. Tiro della Lucchini, deviato. Spinta giustamente la Lucarini, tiro dai 7 metri per l'Ali Best Espresso Mestrino. Cambia il portiere il Brixen, entra col 21 la Perantalo Melanie che intercetta ma non riesce ad opporsi al tiro dell'Irene Stefanelli. Il Mestrino che si porta di nuovo sul più 2. Giro palla del Brixen con Durvaldo. Durvaldo, Edo. Di nuovo Durvaldo, cambia la posizione. Eder centrale, Eder. Maupergo. Lungo il passaggio da Durvaldo, Giada Babbo sull'ala. Non c'è spazio per passare. Durvaldo al centro, prova a passare al pivot che non intercetta il pallone. Seconda fase delle ragazze del Mestrino. Gran tiro schiacciato da parte della Giovanna Lucarini. Mestrino che si porta sul più 3. Edo. E dall'ala. Tiro dall'ala della Dottor Barbara, parata dalla Francesca Lucchini. Mestrino sul primo palo. Riesce a insaccare la Letizia Cinca. Mestrino, attenzione sul più 4. Quarto minuto di gioco del secondo tempo. Dio palla del Brixen con Durvaldo. Edo. Durvaldo. Edo. Vegni. Bravo, prego. Il pivot che viene bloccato, non c'è fallo, dice l'arbitro. Sembra un po' strano, ma comunque non ha decretato il fallo. E Letizia Cinca allunga più 5 per il Mestrino quando siamo al quinto minuto di gioco del secondo tempo. Panchina del Briggs è molto corta, praticamente Huvinessing a disposizione, non ha cambi. Gran tiro di Giada Babbo, ottima la parata di Francesca Lucchin. Seconda fase delle ragazze del Mestrino, ottima la reazione della difesa del Briggs. Giro palla del Mestrino,
Lucarini, Stefanelli, Lucarini, nuovo Stefanelli, Cinca al centro. Stefanelli, Cinca. Comunque ti identifichi nella città. Ah, ma sono bello. Tiro in extremis del Giovanna Lucarini, Mestrino sul più 6, attenzione, il gap è importante. Vegni difesa all'interno dell'area dai 6 metri, giustamente tiro dai 7 metri per il Brixen, che si prepara alla linea dei 7 metri, numero 9 Stephanie Dumbal. Sbaglia il rigore la Dumbaldo. Settimo minuto di gioco, Brixen col meno 6. Giro palla delle ragazze del Mestrino con Cinca. Carelli, Cinca, Stefanelli. Cambia la posizione Stefanelli, cerca il pivot, sbaglia il passaggio, occasione, il contropiede con Giada Babbo che non perdona, velocissima, ottima l'asse Prunster Babbo, grande passaggio della Monica Prunster, la corsa a Brixen sul meno 5. Palla delle ragazze del Mestrino, Pennaro, Cinca non passa, cerca il pivot, uno contro uno, ottima la difesa del Brixen, non si passa, attenzione arbitro, c'era il braccio alzato. E due minuti al Andrea Edo, 9 metri, tiro ai 9 metri per le ragazze del Mestrino. Sì. 16 a 21, siamo all'ottavo minuto di gioco del secondo tempo. Cinca, Stefanelli, attenzione, Calala ci prova e riesce a insaccare la Jevremovic Bojana, di nuovo sul più 6 il Mestrino. Siamo al 9 minuto di gioco del secondo tempo. Brixen con un giocatrice meno sul campo, vede incassato l'Andrea Eder, penalità di due minuti, giro palla del Brixen, Vegni, Notufto, Dumbaldo al centro, Dumbaldo, tiro, palla che va al di sopra della traversa della porta. Possesso di palla adesso delle ragazze del Mestrino con la possibilità di portarsi sul più 7, gap che incomincia a diventare importante. Ottima la parata della Monica Prunster, fallo da dietro, dovrebbe essere due minuti, esatto, due minuti di penalità per Letizia Cinca, fallo da dietro. Dieci minuti di gioco del secondo tempo. Possesso di palla per Brixen, giro palla con Dumbaldo. Ma prego, Dumbaldo. Babbo, sorvegliato speciale. Dumbaldo, uno contro uno della Dumbaldo. Sbaglia.
da Dumbaldo. Brixen, Mestrino in possesso di palla sul più 6, al decimo minuto di gioco del secondo tempo. Cambia la tattica difensiva del Mestrino, del Brixen, scusate, che porta i suoi frutti, perde palla, seconda fase del Brixen con Dunvaldo, e ci prova dall'ala e riesce a insaccare. Ma Pagassara, primo gol a corsa di distanze, 17 a 22 rimane Mestrino sul più 5. Brixen che ha cambiato la tattica di difesa da una 6-0 a una 5-1. Attenzione, difficoltà per il Mestrino, non riesce a fare il suo gioco del giro palla. Ottima la difesa della Nautufto Barbara. Stefanelli, attenzione, braccio alzato Stefanelli, attenzione al passivo Lucarini, di nuovo al centro, dovrebbe essere il gioco passivo. Velocissime le ragazze del Brixen, Stefani Dunvaldo, Eder, e il sacca la Eder Andrea con un gran tiro dalla linea dei 6 metri, a corte distanze in vantaggio Mestrino sul più 4. Siamo al 12° minuto del secondo tempo. In difficoltà adesso il Mestrino con la nuova difesa del Brixen, con il 5-1 velocissimo e cambia sul 4-2. Torna di nuovo sul 6-0, si prova, ci prova la scinca Letizia, tiro dai 9 metri per i ragazzi del Mestrino. Lucarini ci prova uno contro uno, il pivot, tiro del pivot, c'è stato però il fischio prima dell'arbitro, tiro dai 9 metri. Attenzione, Cinca, Lucarini uno contro uno contro Giada Babbo. Braccio alzato per i due arbitri, time out. Commissario federale Fabian Dario chiama l'arbitro sul tavolo. 2 minuti di penalità per Lucarini Giuseppe, deve uscire una delle giocatrici in campo. Rimane in possesso di palla le ragazze del Mestrino, 18-22 il parziale, 13° minuto del secondo tempo. Tiro, parata dalla Monica Princeton, parte già da Babbo in contropiede, uno contro uno Vegni Violetta che viene bloccata sulla linea dei 7 metri. Tiro dai 9 per il Brixen che ha occasione di portarsi sul meno 3. Giro palla del Brixen. Giada Babbo, Edo. Centrale Giada Babbo in possesso di palla, passa la Eder. Di nuovo la Giada Babbo, attenzione, uno contro uno della Giada Babbo. E entra la Maopeg, gran tiro della Maopeg, ottima la parata. Ottima la parata della Francesca Lucchin. Nulla di che. Prosegue la difesa 5-1 del Brixen, a uomo viene presa la Irene Stefanelli.
Mestrino in attacco, cerca il pivot. Deviata la palla dalla difesa del Brixen, rimessa per Mestrino. Mestrino sul più 4. Cinque. Attenzione, braccio alzato degli arbitri. Si prova dall'ala e insacca dall'ala. La Irene, velocissime le ragazze del Brixen. Eder, Babbo che viene bloccata sulla linea dei 6 metri già da Babbo. Più 5 di nuovo del Mestrino. Siamo al 15° minuto del secondo tempo. Durvaldo, Benni, Durvaldo, Mao Pago prova uno contro uno. Edo cambia posizione con Giada Babbo a posizione di terzino. Mao Pago, Durvaldo perde palla, quasi il Brixen salva Giada Babbo. Mao Pago, tiro della Mao Pago, tiro dai 9 metri per il Brixen. Siamo al 16° del secondo tempo. Braccio alzato degli arbitri, attenzione per il passivo. Giada Babbo, tiro schiacciato di Giada Babbo, intercettato il pallone delle ragazze del Mestrino, nulla di che. 16° minuto del secondo tempo, Mestrino sul più 5, 18-23, in possesso di palla e si porta all'attacco. Time out chiesto da Luca Rini Giuseppe. Posizionano di nuovo le due squadre, possesso di palla per le ragazze del Alibest Espresso Mestrino. Di nuovo 5-1 la difesa del Brixen. A uomo la Stefanelli Irene, giro palla delle ragazze del Mestrino. Cinca, Lucarini, Mestrino che ha delle difficoltà con la nuova difesa 5-1 del Brixen. Cinca, attenzione, braccio alzato dell'arbitro, si prova sfondamento, dovrebbe essere, comunque c'era stato il fischio dell'arbitro, tiro dai 9 metri per Mestrino. Cinca in possesso di palla per Mestrino, tiro schiacciato che viene deviato però dalla difesa e purtroppo va a rete. Mestrino che si porta di nuovo sul più 6, 18-24. Diciottesimo minuto del secondo tempo. Brixen col meno 6 comincia a essere divario importante, perde palla o intercetta il pallone, però in extremis lo salva la Stefani Durvald che aveva sbagliato il passaggio, insacca anche e accorcia. Brixen sul meno 5. Siamo al 18°
del secondo tempo. Possesso di palla in attacco le ragazze dell'Alibest Espresso Mestrino. Lucarini. Lucarini dall'ala, ci prova Lucarini, sbaglia, non c'entra lo specchio della porta. Possesso di palla adesso per il Brixen, occasione per portarsi sul meno 4. Giro palla del Brixen, Durvaldo, Edo. Durvaldo. Mao Pergo, uno contro uno della Mao Pergo, già da Babbo all'ala, non c'è spazio per passare. Durvaldo, gran tiro della Durvaldo. Palla che va poco sopra la traversa, nulla di fatto, invariato rimane il più 5 del Mestrino. Brixen che prende subito immediatamente a uomo la Irene Stefanelli. Attenzione al pivot, gran tiro del pivot, ottimo, bel gol della Angela Cappellaro. Di nuovo sul più 6 il Mestrino. Siamo al 20° minuto di gioco del secondo tempo. Mestrino sul più 6, Eder, Eder ci prova, Eder. Perde il pallone il Brixen, seconda fase del Mestrino. Sbaglia il contropiede il Mestrino, Eder, Eder, Giada Babbo. Possesso di palla del Brixen, Giada Babbo che tranquillizza l'attacco. Quando mancano 10 minuti al termine della partita, giro palla del Brixen con Edo, Durvaldo. Uno contro uno della Udumbaldo, cerca l'ala, lo tufto, Mao Pergo, tiro schiacciato della Mao Pergo. C'è stato però il fischio dell'arbitro, tiro dai 9 metri, attenzione. Udumbaldo. Babbo, Durvaldo, Edo, Babbo, Babbo uno contro uno della Babbo, in tre sulla Babbo, bloccano la Eder, possesso di palla per le ragazze del Mestrino, rimane su più 6 il Mestrino che si porta di nuovo in attacco. Siamo al 21° minuto di gioco del secondo tempo. Invariata la 5-1 delle Brixen. Fondamento esatto del Brixen, contropiede velocissima Giada Babbo che insacca la corsa 20-25 quando mancano 9 minuti alla fine. Brixen meno 5, continua la difesa 5-1 del Brixen, a uomo la numero 3 Stefanilli Irene. Lucarini per il Mestrino, Scinca, Scinca uno contro uno della Scinca, passaggio alla Stefanelli, Stefanelli che non ha nessuno da passare, attenzione al braccio alzato dei due arbitri per passivo Stefanelli, e Stefanelli che era stata sola realizza 20-26, di nuovo più 6, nono gol della Stefanelli. Time out chiamato dal coach Ubinesi.
di nuovo in campo dopo il time out, le due squadre, le due formazioni. 20 a 26 il parziale quando mancano 7 minuti e mezzo a fine partita. In vantaggio il Mestrino di 6. Gio palla del Brixen, Donvaldo, Edo. Un passaggio lungo alla Nottusto. Donvaldo cerca la Violetta, il pivot. Rimane in possesso di palla del Brixen, ma prego, Vegni, Dunwald, uno contro uno, sbaglia il passaggio della Dunwald alla Eder. Rimessa per le ragazze del Mestrino, occasione per portarsi sul più 7. Continua la difesa 5-1 delle Brixen, sorvegliata speciale è la Stefanelli con il numero 3 che ha realizzato 9 reti fino adesso. Tiro della Cinca, ottima la parata della Puinsto. Brixen in seconda fase, Dunvaldo, Dunvaldo 1 contro 1 della Dunvaldo, insacca la Dunvaldo Stefani e 2 minuti di penalità. 2 minuti al numero 11 o al numero 5, scusate, Alice Biondani, più 5 in vantaggio il Mestrino quando mancano 6 minuti a fine partita. Continua la difesa 5-1 con la sorvegliata speciale Stefanelli che adesso gioca come secondo pivot. Ottima la parata della Monica Prinstoff, bella anche la giocata della Angela Cappellaro. Comunque rimane in possesso di palla Mestrino in attacco, occasione per portarsi di nuovo sul più 6. Mestrino con serie difficoltà in questa fase adesso. Attenzione, braccio alzato degli arbitri per passivo. Passaggio a Cinca, Cinca che ci prova ma non ci passa da Eder. Attenzione, attenzione, passivo. Cinca, Cinca perde palla, si prova dall'ala e sbaglia anche il tiro. Il Mestrino dall'ala, già da Babbo. Mao Pergo, Mao Pergo, perde la palla la Mao Pergo. Salva la palla la Stefanelli per il Mestrino. Ghiotta l'occasione per portarsi sul meno 4 del Brixen, nulla di che. Si è ritirato sul 6-0 di nuovo la difesa del Brixen. Stefanelli, Cappellaro, Stefanelli, Stefanelli, l'ala non si passa, Stefanelli. Si prova dall'ala con una palla dolcissima, pallonetto dolcissimo. Lucarini Giovanna di nuovo sul più 6, gran tiro di Giada Babbo, ottima la parata della Lucchin Francesca. Quando mancano 4 minuti Mestrino sul più 6, ormai i due punti sono in cascina. Giro palla del Mestrino Bressanone che ha ritirato la 5-1, cambiato con la 6-0. Cinca, Stefanelli, Stefanelli alla centrale, ottima la deviazione della difesa del Brixen. Parata della Monica Punsto, Dunvaldo in attacco, Mao Pergo, dall'ala Barbara
gran tiro della Nuova Punta Barbera, ottima di nuovo la parata della Lucchin Francesca. 3 minuti alla fine, pivot Alice Biondani per il 21-28 quando mancano 2 minuti e mezzo, più 7 per le ragazze del Mestrino. Io parlo del Brixen Durnvaldo, Noturto Maupergo Durnvaldo, 1 contro 1 della Stephanie Durnvaldo, a corsa 22-28. Due minuti a fine partita, più 6 per il Mestrino. Ottimo tiro deviato dal portiere Monica Punsto, seconda fase del Brixen con Edo Durnvaldo. Durnvaldo sbaglia il passaggio alla Barbara all'ala, perde palla il Brixen. Stefanelli, 1 contro 1 della Stefanelli, un'autostrada per la Stefanelli, non c'è problema a realizzare. 1 minuto e mezzo, 22-29 in vantaggio il Mestrino. Nelle file del Brix sono 60 minuti che giocano le stesse giocatrici, Kubines in coach non ha cambi. Durnvaldo, Babbo, 1 contro 1 della Babbo in metà e al centro della Durnvaldo, cerca il pivot Lavegni, ma nulla di che, contropiede delle ragazze del Mestrino, intercetta il pallone la Nottufto Barbara, che però il piede aveva oltrepassato la linea dei 6 metri. Possesso di palla per le ragazze del Mestrino, ultimi 30 secondi, 35 per l'esattezza. Giro palla del Mestrino, Stefanelli, braccio alzato degli arbitri, e ci prova dall'ala, gioca il passaggio al pivot, tiro del pivot, parata dalla Monica Punsto, contropiede del Brixen con Barbara Nottufto, Barbara Nottufto che schiaccia il tiro. Finisce la partita, vince il Mestrino qui a Bressolone 23-29. E ci risentiremo nelle prossime partite dei playoff dai microfoni da Palazzetto di Bressolone per Eleven Sports, per valida la partita per la Serie A Beretta femminile di pallamano. Vi saluta Capallo Giafranco e vi auguro una buona serata domenicale. Ciao a tutti.